Noi oggi parliamo del turismo del futuro o del futuro del turismo. Un'industria che era tradizionalmente statica, era proprio caratterizzata dalla staticità, dall'essere sempre uguale a se stessa, e che negli ultimi anni ha cominciato a correre in una maniera frenetica. Forse in questo momento il turismo è l'industria che produce più innovazione, ancora più dell'high tech. E questo perché? Perché negli ultimi decenni è cambiato il paradigma di consumo, cioè del turismo, cioè il motivo per cui la gente agisce turisticamente. Se fino a qualche decennio fa il turismo era un momento di sospensione dell'identità, cioè il momento in cui la mia identità veniva sospesa durante la vacanza, oggi il turismo diventa l'occasione per costruire un'identità nuova, più ricca e complessa. E questo cambia tutto, perché il turismo da uno è diventato mille, i turismi sono infiniti sostanzialmente, sono illimitati, e perché i territori, di conseguenza, gli operatori e i territori si devono adeguare a questa scomposizione della domanda turistica, diventare a loro volta plurimi, molteplici, ma la molteplicità diventa complessità e la complessità richiede di essere governata. Se la complessità non viene governata diventa conflitto. E quindi il ragionamento di oggi, almeno per quello che mi riguarda, sarà come cambia questa prospettiva e quali sono gli strumenti che i territori, che è il mio punto di vista privilegiato, adottano per governare la complessità dei nuovi turismi.